Guarda, adesso facciamo una prova. Simuliamo un terremoto. Indossa questo. Che forza! Bello, mi piace. Che paura! Qualcosa non va. Cioè? Vediamo. Wow, fantastico! E adesso guarda cosa succede. Stai attento. Che forza! Ma è una magia. Ecco, così va meglio. E la stessa cosa devi fare anche in camera. Mi raccomando, sistema bene gli oggetti affinché non diventino un pericolo. Ah, ho capito. Ma e poi, mentre c'è la scossa? Vieni, facciamo un'altra prova. Bello! Adesso non è caduto nulla. Ma perché ci siamo messi sotto il tavolo? Per ripararci! Ricordati di proteggerti sempre sotto il tavolo, sotto un architrave o vicino ai muri portanti. Muri portanti? Architrave? Chiedi ai tuoi genitori come riconoscerli. Non avvicinarti mai a finestre, mobili o oggetti che potrebbero ferirti. E mi raccomando, mai uscire sul balcone, potrebbe crollare. E aspetta sempre che la scossa sia finita prima di uscire di casa. Certo, e mi devo ricordare di prendere anche la safety bag e la mappa delle aree di attesa. Bravo, hai imparato! Ma prima di uscire c'è un'altra cosa che devi fare. Ricorda ai tuoi genitori di chiudere acqua, luce e gas. Va bene, ora andiamo. Voglio presentarti i miei compagni di scuola. No, aspetta, non correre e mai usare l'ascensore dopo una scossa. Potrebbe rimanere bloccato. Controlliamo se si possono usare le scale e scendiamo di lì cercando di camminare vicino alle pareti, che sono più sicure. Ok, secondo me sono sicure. Scendiamo? Civilino, cosa devo fare se sono per strada? Se sei in strada o al parco giochi, allontanati dai lampioni e dagli alberi. Se sei vicino a edifici, riparati sotto i portoni delle case o le porte dei negozi. Mi raccomando, non camminare sotto i cornicioni, non passare vicino alle vetrate e nemmeno vicino ai muri delle case, perché possono cadere comignoli, vetri e tegole. Stai lontano da tutto ciò che è sospeso. Potrebbe muoversi e cadere. Capito. E se mi metto in mezzo alla strada? Meglio di no. La devi lasciare libera per i mezzi di soccorso. Oh,